Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ripeterò insieme a voi il metodo di Liebig-Denisé. Come detto anche nello scorso video, il metodo di Liebig-Denisé è un metodo argentometrico ed è ampiamente utilizzato per la determinazione dei cianuri attraverso la titolazione con il nitrato d'argento. Ragazzi, però c'è da dire che questo metodo è un metodo basato sulla rivisitazione del metodo di Liebig. Fu infatti Liebig a mettere su questo metodo, ma purtroppo, come vedremo fra poco, questo metodo presentava degli errori intrinseci che vennero poi risolti grazie al contributo di Denisé. Ed ecco perché oggi questo metodo prende il nome di metodo di Liebig-Denisé. Ma andiamo con ordine, partiamo prima dal metodo di Liebig e poi dopo approdiamo alle modifiche fatte da Denisé. Il metodo di Liebig ci dice che quando una soluzione di cianuro viene titolata con nitrato d'argento, si ha la formazione di un ione complesso che prende il nome di diciano argentato. Quindi, durante la titolazione, quello che si forma non sarà il sale argento-cianuro come ci aspetteremmo, bensì il complesso diciano argentato. Questo però è un problema perché, essendo tale complesso solubile, la precipitazione non avverrà e ciò purtroppo non ne permetterà il dosaggio. Il metodo di Liebig però non si ferma qui, perché tale metodo ci dice che se continuiamo la titolazione, quindi nel momento in cui andiamo ad aggiungere altro argento nitrato, l'eccesso di ione argento andrà a reagire con il complesso di ciano argentato presente in soluzione. La reazione che si instaurerà sarà la seguente e al punto finale, come si vede da questa reazione, si andrà a formare il diciano argentato di argento, che è un sale poco solubile. E la formazione di questo sale ne andrà a determinare l'intorbidimento della soluzione. Quindi il complesso diciano argentato, al primo eccesso di ione argento, precipita sotto forma di diciano argentato d'argento. Quindi, ricapitolando, dal metodo di Liebig quello che si forma è dapprima il complesso di ciano argentato e successivamente, mediante l'aggiunta di ulteriore titolante, si avrà la formazione del sale poco solubile di ciano argentato di argento. Il metodo di Liebig però presenta diversi errori intrinseci. La reazione di formazione del diciano argentato di argento non è rapida e quindi non rispetta uno dei principali requisiti imposti dai metodi precipitometrici, ovvero che la reazione deve essere rapida. E l'unico modo per far avvenire la formazione del diciano argentato di argento è quello di effettuare la titolazione molto lentamente. Se così non fosse, anziché avere prima la formazione del diciano argentato e poi la formazione del diciano argentato d'argento, si potrebbe avere la formazione di un ulteriore sale, ovvero dell'argento cianuro. Un sale che è anch'esso insolubile nell'ambiente di reazione e che, andando a precipitare, farà commettere un errore in eccesso nella titolazione. Quindi nel momento in cui la titolazione non verrà effettuata molto lentamente, si avrà la formazione di un sale poco solubile indesiderato. Inoltre c'è da dire anche che il diciano argentato di argento potrebbe formarsi anche in maniera prematura e quindi potrebbe formarsi prima che tutti gli ioni cianuro e gli ioni argento abbiano reagito tra di loro per formare il diciano argentato. Quindi, a causa di questi problemi che purtroppo sono insiti nel metodo, in soluzione potremmo avere tante specie diverse che ci andrebbero ad alterare il risultato finale. Infine, come ciliegina sulla torta, dopo tutti questi problemi che erano insiti nel metodo, il metodo di Liebig non prevedeva neanche un opportuno indicatore che mettesse in evidenza il punto di arresto della titolazione. E quindi, per ovviare questi problemi, sono state introdotte delle modifiche al metodo di Liebig da parte di Denisé. Le modifiche apportate sono due. E abbiamo: la prima è che la titolazione, anziché avvenire in ambiente acquoso, verrà eseguita in ambiente ammoniacale, quindi utilizzando un tampone ammoniacale, mentre la seconda modifica che è stata portata è quella dell'introduzione dello ioduro di potassio. Scopriamo il perché. L'introduzione del tampone ammoniacale impedisce di commettere i vari errori intrinseci nel metodo di Liebig, cioè i vari errori che prima vi ho esposto. Questo perché l'ammoniaca va a impedire la formazione prematura del diciano argentato di argento, in quanto reagendo con esso formerà il complesso di ammino argento, che è un complesso solubile, liberando così gli ioni cianuro che possono tranquillamente reagire in maniera corretta con gli ioni argento per formare il diciano argentato. Così facendo si formerà prima tutto il diciano argentato e, una volta esauriti gli ioni cianuro presenti in soluzione, il diciano argentato potrà sia reagire con gli ioni argento aggiunti in eccesso, instaurando così la seguente reazione, e potrà sia andare a sottrarre il resto degli ioni argento al complesso di ammino argento per formare così successivamente il complesso diciano argentato di argento.
e la reazione che si instaurerà sarà la seguente. Alla fine, sia che il diciano argentato reagisca con gli ioni argento in eccesso e sia che reagisca con il diammine argento, quel che si forma da entrambe queste reazioni è il diciano argentato di argento. E così facendo non c'è il pericolo che il diciano argentato di argento si formi in maniera prematura. Inoltre non c'è neanche il pericolo che si formi l'argento cianuro, perché sarà anch'esso riconvertito in ione cianuro per azione del tampone ammoniacale. E poi, sempre grazie all'ambiente di reazione generato dal tampone ammoniacale, il diciano argentato non è solubile in questo ambiente e quindi, precipitando, impedisce ancora di più la formazione prematura del diciano argentato di argento. Quindi, ricapitolando, l'introduzione del tampone ammoniacale è molto importante perché evita la formazione prematura del diciano argentato di argento, evita la formazione di altri sali poco solubili e inoltre favorisce la formazione prima del diciano argentato e poi del diciano argentato di argento. Ok, questi che vi ho appena esposto sono i motivi per cui viene utilizzato il tampone ammoniacale. Adesso andiamo a vedere il perché viene utilizzato lo ioduro di potassio. L'introduzione dello ioduro di potassio serve invece per mettere in evidenza il punto finale della titolazione. Infatti, superato il punto equivalente, quindi quando tutto il diciano argentato presente in soluzione si sarà convertito in diciano argentato di argento, il primo eccesso di argento nitrato andrà a reagire con lo ioduro presente in soluzione, determinandone la precipitazione sotto forma di ioduro d'argento. Anche se è un sale poco solubile, ma è più solubile del diciano argentato di argento. Infatti, se andiamo a vedere le costanti di solubilità, possiamo notare che la costante di solubilità dello ioduro d'argento è molto più alta rispetto alla costante di solubilità del diciano argentato di argento. E quindi, avendo una costante di solubilità molto più alta, precipiterà dopo che tutto il cianuro sarà precipitato. E in questo modo esso non interferirà con la reazione di precipitazione. Infine c'è da dire che la formazione di questo sale provocherà un intorbidimento della soluzione di color giallo al punto finale della titolazione. Ed è proprio per questo motivo che lo ioduro di potassio viene utilizzato come indicatore in questo metodo, proprio perché riesce a mettere in evidenza il punto finale della titolazione. Utilizzando questi accorgimenti, il metodo di Liebig fu corretto e prese così il nome di metodo di Liebig-Denisé. Inoltre c'è da dire che questo metodo non è un vero e proprio metodo precipitometrico, perché quello che si ha all'inizio è la formazione di un complesso e non di un sale poco solubile, e quindi essenzialmente può essere definito come un metodo a cavallo tra l'argentometria e la complessometria. Per concludere, cosa molto importante, in laboratorio questo tipo di titolazione utilizzando questo metodo viene evitato perché il cianuro è tossico e quindi per il dosaggio dei cianuri vengono impiegati altri metodi analitici. Detto questo ragazzoli, anche il video di oggi si conclude qui. Se vi interessa, ho realizzato un video esercizi dedicato a questo metodo che troverete qui in alto nelle schede oppure qui sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato utile e spero di essere stato chiaro durante questa mia ripetizione. Come sempre vi ricordo che tutto ciò che vi ho appena esposto è stato preso in parte dalle slide del docente, in parte dagli appunti presi da me a lezione ed in parte dal libro di testo. E come sempre, se avete dei suggerimenti oppure se volete integrare qualsiasi altra informazione inerente a questo argomento, oppure se ho commesso qualche errore o qualche imprecisione durante questa mia esposizione, scrivetela tranquillamente qui sotto nei commenti. Al prossimo video, buono studio, ciao!